It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot. Why, think of everything you got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. I know I have to go. Benvenuti alla penultima puntata di questa edizione di Mamma Mia. Anche in questo appuntamento avremo tantissime rubriche che toccano argomenti molto diversi e anche in studio avremo un ospite che tratterà un argomento estremamente delicato, ma che ancora non vi svelo. Partiamo subito con un tema delicatissimo, perché abbiamo un ultimo appuntamento con la dottoressa Balsimelli, nutrizionista e biotecnologa, che nella sua rubrica Mamma che fame tratta moltissime tematiche relative all'alimentazione, ma anche alle abitudini alimentari dei nostri ragazzi. Ebbene, in questo appuntamento parliamo dei campanelli d'allarme della bulimia, un argomento assolutamente da non sottovalutare, perché se viene individuato un problema relativo alla bulimia c'è veramente un team di professionisti da coinvolgere per aiutare i nostri ragazzi. Ascoltiamo la dottoressa Balsimelli. Salve a tutti, oggi parliamo di un disturbo del comportamento alimentare che è la bulimia. È una condotta alimentare che prevede un introito di cibo, quindi una buffata, quindi tanto cibo in poco tempo, spesso anche sconclusionato tra i cibi sconclusionati tra loro, ad esempio un po' di cioccolata, un po' di tonno, cibi che tra di loro non hanno niente a che fare, e il paziente, una persona appunto che è affetta da questo tipo di condizione, è disorientata, cioè è come se fosse astratta dal punto di vista temporale e spaziale, è come se fosse un po' ovattata, seguita da un momento di compensazione. Quello più classico che vediamo in tanti film è il provocare il vomito per appunto eliminare le calorie che sono state introdotte, ma come mezzi di compensazione c'è anche un'estrema attività fisica e l'uso di lassativi o diuretici. È un disturbo molto grave che può avere delle ripercussioni e dei danni anche irreversibili, sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista fisico. Basti pensare all'erosione che può provocare il succo gastrico nell'esofago e nello smalto dentale, ad esempio. Infatti spesso chi è affetto da questo tipo di patologia ha nelle dita, nell'indice e nel medio delle forme di callosità, proprio appunto per questa problematica. Allora andiamo a vedere quali sono i campanelli di allarme che dovete tenere sott'occhio appunto da questo punto di vista. Allora, intanto, se vedete che appunto dalla dispensa iniziano a scomparire delle categorie di alimenti, quindi pacchi di biscotti, o se sotto il divano trovate delle cartine di magari di cioccolatini o di pastine confezionate, o comunque dei cibi utilizzati e nascosti in posti anche impensabili, sono dei campanelli di allarme che appunto vi devono indurre poi a parlarne col vostro medico o il vostro nutrizionista di fiducia. Altri campanelli di allarme sono il vestirsi in modo molto largo per coprire il proprio corpo. Spesso chi soffre di bulimia non si ama abbastanza e non ama il proprio corpo, ha una dispercezione simile a quella dell'anoressia, e per cui non si veste, non ama manifestare il proprio corpo quanto coprirlo. Altre indicazioni sono l'abuso di gomme da masticare, di colluttori,
per appunto mascherare il fatto di aver provocato il vomito, così come mangiare molto velocemente e compulsivamente e dopo cena o dopo pranzo assentarsi per andare in bagno, quindi sono tutti sintomi a cui dobbiamo stare attenti. Inoltre state molto attenti al fatto della spossatezza, perché spesso chi soffre di questo tipo di condizione è molto stanco, apatico, spossato e ai risvegli notturni. La bulimia è ben connessa al binge eating disorder, ovvero BED, alzarsi la notte e svuotare il frigorifero e essere talmente sazi da essere un po' storditi, anestetizzati, senza poi avere una compensazione. Quindi sono due facce della stessa medaglia a cui dobbiamo stare e fare molta attenzione. Spero di essere stata utile con questi consigli, ci vediamo alla prossima puntata e vi ringrazio con sempre dell'attenzione. Mi raccomando, sempre il lavoro di squadra, l'unico professionista non basta, ma l'equipe, il gruppo con un lavoro di rete è la soluzione per uscire da questo, tra virgolette, tunnel. Non arrediamolo, con un sorriso ve lo dico, ma usciamo nel più veloce possibile. A presto. Ringraziamo tantissimo la dottoressa Balsimelli. Quello che impariamo strada facendo in questi nostri appuntamenti insieme è che i nostri ragazzi vanno monitorati, non bisogna sicuramente stare loro addosso, ma hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di essere osservati affinché nel caso in cui ne abbiano bisogno si possa essere in grado di aiutarli al meglio. Cambiamo completamente argomento, perché si parla di osservare i nostri ragazzi, ma si parla anche di passare in maniera costruttiva del tempo con loro. Una rubrica che ci ha tenuto compagnia fino ad oggi è proprio quella Mamma mi annoio, a cura della insegnante di scuola primaria Linda Samoni, che ci ha insegnato come poter riciclare piccole cose, piccoli oggetti che abbiamo in casa per poter far fare ai nostri ragazzi dei lavoretti molto simpatici e che ci consentano di trascorrere il tempo un po' lontano da dispositivi elettronici. In questo nuovo appuntamento con Mamma mi annoio, Linda ci insegna a fare con i nostri ragazzi delle piccolissime renne di sughero. Sono deliziose, guardiamole insieme. Ci troviamo anche oggi con una nuova puntata per passare un po' di tempo insieme e fare anche qualche lavoretto. Oggi vi propongo qualcosa di, diciamo, un po' più natalizio, ma insomma è sempre bene vedere che cosa si può fare anche sotto le feste per poi decorare la nostra casa e in particolar modo l'albero di Natale. Un lavoro molto carino da fare con i bambini, semplice, serve veramente pochissimo materiale. Tappi di sughero, quindi anche tappi di recupero, insomma delle bottiglie che avete usato in casa. Poi questi si trovano ormai veramente da tutte le parti, sono degli scovolini con il filo di ferro dentro. Io in questo caso ho scelto per fare questo lavoretto, che ora vi farò vedere, il rosso ed il verde, vari nastrini di colore rosso, comunque natalizio, dei bottoncini. E poi ho trovato anche dei pompon rossi che serviranno per il naso e dei campanellini dorati. Che cosa andiamo a realizzare oggi? Andiamo a fare una renna che poi attaccheremo al nostro albero di Natale. Allora, il primo passaggio è quello di tagliare gli scovolini di una misura abbastanza lunga. Considerate, con uno scovolino riusciamo a tagliarne circa due per farle. Prendiamo le forbici. Quindi ce ne serviranno due rossi e due verdi e poi andiamo a dargli la forma per preparare le corna della renna. È molto semplice, basta prendere una matita, un pennarello, qualsiasi cosa, e andiamo, tenendo fermo con il dito, ad arrotolare il filo di ferro sulla matita, sul pennarello. E quindi questa è la forma che gli dobbiamo dare. La tiriamo un pochino, la allunghiamo, il pezzettino in fondo lo rendiamo pari, non deve essere curvo perché poi lo dobbiamo attaccare al tappo. E così facciamo anche con gli altri tre. Allora, le nostre corna sono pronte per mettere alla renna. Chiaramente ci servirà la colla a caldo, questo sì, perché purtroppo per assemblare questi pezzi con la colla vinilica o un altro tipo di colla è un po' difficile. Allora, ci servono due tappi. Che cosa facciamo? Questo tappo qui sarà la base, il corpo della renna, e questo invece sarà la parte che verrà attaccata sotto. All'incirca, al centro del tappo, vado a distribuire un po' di colla a caldo
e vado a premere sopra l'altro tappo, in questo modo, qualche secondo perché rimanga ben attaccato. Poi che cosa di utile veramente la colla a caldo, è che è velocissima da utilizzare. A questo punto abbiamo attaccato i nostri due tappi, iniziamo ad assemblare la renna. Si mette la colla a caldo dietro e iniziamo ad attaccare i nostri scovolini, stando attenti chiaramente a non bruciarsi. Anche qui magari premiamo per qualche secondo in modo che si attacchino per bene. Poi è anche bello, insomma, un po' sporcarsi le mani in questi lavori, anche per i bambini. E la prima parte è stata preparata. A questo punto mettiamo il naso. Io ho trovato questi pompon rossi, ma insomma, ora veramente questo è un materiale che è facilissimo da reperire. Se non volete cercare pompon, si può anche creare magari un dischetto di cartone rosso o un batuffolino di cotone colorato. Io per gli occhi ho trovato dei piccoli bottoncini neri. Se li avete, si può usare anche delle perline magari. Stesso discorso, vado a mettere la colla nei punti dove voglio situare gli occhi. E anche i nostri occhi sono attaccati. A questo punto manca veramente poco, perché devo andare a decorare il collo della renna e vado a prendere del nastrino rosso. Ad esempio, io ho usato questo nastrino, che è anche abbastanza tubolare, molto sottile, perché è utile poi per poterlo attaccare direttamente all'albero. Passo un campanellino dorato, ma chiaramente uno ci può mettere qualsiasi cosa. Lo passiamo intorno al collo facendo poi un nodino e lo leghiamo in cima in modo da poterlo poi attaccare al nostro albero di Natale. A questo punto, se gli vogliamo dare un tocco finale, possiamo fare con un nastrino un piccolo fiocco, sempre chiaramente da attaccare con la colla a caldo in questo caso. Qui si può veramente usare tutti i nastrini possibili. Andiamo a mettere un pochino di colla a caldo nella parte sotto, sopra il campanellino, pigiando leggermente. E se proprio vogliamo completarla del tutto, manca solo la bocca. Io in questo caso ho usato un semplice pennarellino nero e vado a fare un piccolo cerchietto sotto il naso. A questo punto la nostra decorazione per l'albero è terminata, però veramente si può decorare con quello che abbiamo in casa. Insomma, io ora ho usato proprio questi scovolini, sono proprio natalizi, ma con i tappi di sughero e con queste cose si possono realizzare con i bambini veramente tanti tanti animali, anche l'animale preferito magari da attaccare in camera dei vostri bambini. Spero vi sia piaciuto questo lavoretto, vi ringrazio di essere stati con noi, ci vediamo la prossima volta. Un lavoretto veramente delizioso, bisogna avere un po' di pazienza, un po' di manualità e poi insegnare ai nostri ragazzi il tempo dell'attesa, la volontà di aspettare i tempi necessari perché la colla si asciughi, perché il lavoretto sia finito, è comunque un grande insegnamento che diamo loro. Cambiamo completamente argomento perché stiamo entrando nel vivo della puntata, cioè oggi parleremo di un argomento che sta a cuore a tutti noi, non solo ai nostri ragazzi ma tanti adulti si riconoscono in questo problema. Stiamo parlando della dipendenza da internet, ma in generale possiamo intendere i social o anche il digitale. Per introdurre questo argomento andiamo a vedere insieme una scheda introduttiva all'interno della quale abbiamo raccolto un po' di dati che ci spiegano che cosa si intenda per dipendenza e anche dei numeri che riguardano i nostri ragazzi, sia quando la dipendenza è più moderata ma anche quando è più seria e più grave. Ascoltiamolo insieme. La parola digitale, specialmente dopo il lockdown, ha preso sempre più campo. La didattica a distanza, lo smart working, lo shopping online, solo per fare alcuni esempi, hanno reso internet un elemento imprescindibile delle nostre vite. Tuttavia, è importante non perdere di vista l'importanza di un uso consapevole e controllato di internet. Disturbi comportamentali legati ad un uso improprio di questi mezzi sono infatti un rischio sempre più frequente per la salute psicofisica e le relazioni sociali, soprattutto dei minori.
La dipendenza da internet nell'adolescenza può essere una vera e propria sindrome. Riguarda ragazzi e ragazze che non riescono a farne a meno e, privati della rete, provano un forte disagio che non attenuano in nessun altro modo. Lo studio di questo fenomeno è in corso già da diversi anni, ma individuare in senso univoco una dipendenza da internet è abbastanza complesso per due ordini di problema. In primo luogo, non esiste un parametro oggettivo secondo cui categorizzare il concetto di utilizzo eccessivo di internet. In secondo luogo, non è raro che l'uso incontrollato della rete e dei social network, attraverso PC o smartphone, nasconda o derivi da altri tipi di problematiche. Da un recente studio emerge che il 5% dei giovani tra i 14 e i 15 anni è moderatamente dipendente da internet e lo 0,8% è seriamente dipendente. La ricerca sottolinea come il fenomeno possa includere la dipendenza dai social network, il gioco online, lo shopping o i siti pornografici. Nonostante non esista un criterio univoco per definire in quali casi una persona sia stata colpita da dipendenza da internet, è importante fare attenzione nel caso si manifestino uno o più dei seguenti sintomi. Si trascorre tanto tempo online da perdere la percezione dei propri bisogni primari, come il sonno e la fame. Si sviluppano sentimenti di rabbia, tensione, ansia o depressione quando non si può accedere alla rete. Il bisogno di essere online aumenta sempre di più e, parallelamente, si manifesta la necessità di possedere accessori sempre migliori per il computer e per il suo utilizzo. Si ricorre a discussioni e bugie, soprattutto quando si parla del tempo trascorso online. Si manifestano segnali di isolamento sociale e scarsi risultati in ambito scolastico. In questi casi, farsi aiutare da uno specialista per aiutare i nostri ragazzi si rivela essere la scelta migliore. E a proposito di specialisti riguardo a questo tema, è tornata con noi un ospite graditissimo che ormai da 8 anni ci tiene in compagnia in questa trasmissione. Stiamo parlando della psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Diana Lenza. Diana, bentornata. Grazie, grazie a TVL per essere qui, grazie Valentina. No, grazie, è sempre un grande piacere. Anche per noi, anche per i telespettatori, perché ci chiedono di te. Grazie. Diana, parliamo di un argomento che so che ti sta anche molto a cuore, perché il tuo lavoro è quello di ascoltare le persone, è quello di aiutarle anche in momenti di difficoltà che sicuramente nel momento del lockdown ci sono state e immagino ci siano state ancora. E come. E una difficoltà, come abbiamo anticipato, che è emersa in questo periodo così difficile è stata proprio quella di restare in contatto, e per restare in contatto abbiamo fatto un ricorso stratosferico alla tecnologia. È diventata più di prima una dipendenza? Grazie della domanda, Valentina, perché è un argomento questo che è sempre più pregnante per le famiglie, perché l'uso della tecnologia è visibilmente aumentato. Adulti, ragazzi, anche bambini hanno imparato a passare molto tempo durante il lockdown davanti a uno schermo. Questo ha comportato che i genitori lavorassero in smart working, gli adolescenti tra la DAD, la didattica a distanza e i contatti con i coetanei, i bambini che avevano da passare il tempo in casa e quindi spesso ha avuto la funzione anche un po' di babysitteraggio, perché ognuno doveva fare il suo in casa durante il lockdown. Il punto è che una cosa che mi è stata spesso chiesta dopo il lockdown c'è stato questo fenomeno in cui i ragazzi facevano fatica ad uscire, no? Molti articoli, molte interviste televisive a colleghi, proprio perché avevano parlato di questa sindrome della tana, no? Questa difficoltà di uscire perché appunto in casa comunque riuscivano a mantenere i loro contatti, i ragazzi, tramite l'online, perché appunto si erano creati una sorta di zona di comfort. Anche perché poi noi viviamo in una società molto competitiva, molto individualista.
e un po' stare in casa li ha protetti moltissimo. Quindi c'è stato il problema di staccarli, no? Dai video, dagli smartphone e dai giochini e farli uscire. Quindi ci sono riusciti i genitori, anche perché quest'estate è stato un proliferare di persone a giro, soprattutto i giovani, però appunto questa dipendenza per molti è rimasta. È rimasta e spesso per molti di loro ha comportato anche un ritiro sociale, quindi quasi un preferire di più l'amicizia online che l'amicizia dal vivo. Ovviamente l'amicizia dal vivo crea maggiore tensione, c'è il confronto con l'altro, il doversi guardare negli occhi. Molti adolescenti si vivono la timidezza con vergogna e quindi hanno maggiore difficoltà. E quindi effettivamente l'aumento c'è stato di uso. E lei l'ha chiamata già sindrome della tana, eh? Sì, già nel 95 si parlava di questa dipendenza da internet. Infatti c'è Ivan Goldberg, uno psichiatra, no, psicanalista americano, che aveva fatto degli studi su questo aspetto e aveva individuato anche tutta una serie di sintomi. Ora, noi stiamo parlando in generale, tutti i ragazzi che usano tanto internet non hanno nessun disturbo particolare, certo. Tant'è che nel DSM-5, che è il manuale diagnostico dei disturbi mentali, non c'è una sezione dedicata, non viene classificato come un disturbo e quindi non lo è. Rischia di diventarlo in alcune situazioni. Pensiamo in Giappone alla sindrome degli hikikomori, ecco. Che sono persone che si vivono un ritiro sociale e usano tantissimo i mezzi online. Ovviamente per loro è una risorsa, perché è l'unico modo per stare in contatto col mondo. Ora, il rischio è che per i nostri ragazzi diventi un modo per non confrontarsi con l'esterno. Quindi spesso però chi presenta questo tipo di ritiro sociale bisogna fare una diagnosi sistemica, certo. Cioè di vedere che cosa sta succedendo a quel ragazzo leggendo che cosa sta succedendo alla famiglia, perché spesso dietro ci sono dei problemi relazionali. In Giappone hanno visto che spesso i genitori di figli hikikomori hanno una grandissima apprensione e grandissime aspettative sul futuro dei loro figli, e spesso i figli non hanno questa spinta a essere così come loro desiderano. E la stessa cosa un po' sta succedendo in Italia, spesso, ecco. Come abbiamo detto tante volte, in Italia si fa un solo figlio e quindi questo figlio spesso è con tanti adulti intorno, le aspettative sono grandissime, no? Certo. Quindi ci si immagina il grande calciatore, il grande filosofo, oppure il grande magnate, avrà un futuro di successo. In realtà a volte queste aspettative che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli hanno un peso veramente eccessivo. Ecco, quindi dottoressa, io chiedo ai telespettatori, l'argomento si sta facendo veramente importante e denso. Qualche secondo di pausa e poi torniamo con voi, ci facciamo dire anche dalla dottoressa Lenza quali sono alcuni campanelli d'allarme a cui stare attenti riguardo a questo. A fra poco. Bentornati in studio, siamo con la dottoressa Lenza e stiamo parlando di isolamento sociale o comunque rischio di isolamento sociale e crescente dipendenza da internet, ovviamente a vari livelli. Dottoressa, ci siamo lasciati con una considerazione ingombrante, mi passi il termine, cioè che alcuni ragazzi, in alcuni casi, ovviamente non stiamo generalizzando, si possono rifugiare in questi strumenti anche per la forte pressione dei genitori. Mi piacerebbe che delle forti pressioni, delle forti aspettative, approfondisse questo e poi mi dicesse anche quali sono appunto i segnali a cui stare attenti se ci sembra che i nostri ragazzi possano essere forse troppo dipendenti dalla tecnologia. Sì,
Di sicuro sono stati anche individuati diversi sintomi che possono essere dei campanelli di allarme sia per gli adolescenti che per gli adulti. Uno di questi è il progressivo bisogno di stare connessi. Come se quando non si è connessi si perdesse qualcosa, si sparisse, no? Si può azzardare. Succede qualcosa, noi non ci siamo, ecco. Noi non partecipiamo, ci perdiamo qualcosa, quindi questo è uno degli aspetti. Poi c'è anche una progressiva riduzione degli interessi verso l'esterno, quindi il maggiore interesse è sulle relazioni online. Io ho avuto anche in terapia dei ragazzi e delle ragazze che avevano il fidanzato conosciuto online, che stavano insieme tra virgolette da mesi, ma ancora non si erano mai visti, quindi tutto avveniva parlando al telefono o facendo le videochiamate, e quindi veramente senza mai fare qualcosa di concreto all'esterno della rete. Poi un altro altri sintomi sono quando non si può essere connessi, agitazione, sintomi depressivi, ansia, e a volte anche aggressività. Accidenti. Quando a volte i genitori mettono dei limiti grossi. Mi è capitato un genitore che ha staccato la spina durante, no? Un gioco, e il figliolo ha avuto una reazione molto aggressiva nei suoi confronti, proprio perché era online con altri amici, perché ora le amicizie spesso sono su questa piazza virtuale. Certo. Quindi i sintomi si possono cogliere e vedere facilmente, basta avere l'intenzione. Il punto è che a volte noi genitori siamo stressati, siamo pieni di cose da fare e purtroppo a volte è anche comodo non dover intrattenere un figliolo, non dover giocare perché magari si sta lavorando in casa. Ecco, questo sì, dottoressa, cioè è successo a molti, qualcuno ci ha anche scritto riguardo a questo argomento sulla nostra pagina Facebook, per l'appunto parlando di tecnologia, però tanti si sono trovati, tanti genitori che erano sempre stati molto rigorosi nel dare magari 2 ore al giorno al massimo e magari distribuite in tempi da 30 minuti di tecnologia ai propri figli, durante il lockdown con lo smart working si sono trovati, non voglio dire costretti perché poi mi attiro le ire di qualcuno, però qualcuno ha detto non avevo alternativa perché avevo quella video riunione importante, non potevo staccare per 2 ore e sapevo che l'unica alternativa sarebbe stata lasciarlo. Il problema poi è tornare indietro, cioè dopo un periodo di chiusura forzata e di lockdown, aver lasciato un po' le redini di queste famose regole comporta che poi rimetterle può diventare difficoltoso, quindi ci vuole un doppio lavoro ora da parte, magari non so se me lo conferma, dei genitori nel tornare a ricontenere questi tempi. Sì, diciamo che durante la pandemia c'è stato un libera tutti, nel senso che era tutto concesso. Era tutto concesso. Però ecco, siamo ora in una fase nuova, diversa, e quindi bisogna, soprattutto chi ha figli che vanno ancora alle scuole elementari o alle medie, dare delle regole. Certo. Cioè, perché già se si va a mettere delle regole a dei ragazzi che vanno alle superiori è ancora più difficile. Quindi chi ha dei figlioli alle elementari cominci subito a avere uno stile condiviso sull'uso dei mezzi online, dando anche un buon esempio ecco, ne abbiamo parlato spesso proprio con lei del valore dell'esempio, insomma se purtroppo, io sono iperconnesso difficilmente mio figlio non lo sarà. Purtroppo molti genitori usano la sera mettersi sul divano e stare a guardare i social perché magari durante il giorno hanno fatto altro, però in quel momento i figli guardano. E quindi come siamo arrivati a questo, dottoressa? Nel senso, io ricordo che noi da piccoli, noi non ce l'avevamo questa tecnologia, non stiamo parlando di tanti anni fa, ma già i ragazzi degli anni 90
insomma, non avevano a disposizione quello che hanno a disposizione i bambini e i ragazzi di oggi. Che cosa facevamo? Perché mio figlio a volte me lo chiede, sa, ma che facevi? Guardavo cartoni animati, per esempio, ma non solo, ricordo pomeriggi lunghissimi, no? A fare altro. Certo, questa domanda è molto significativa, perché è una delle cose che, di cui si lamentano gli adolescenti, dice, perché mi dicono sempre quello che facevano loro, no? Quello che facevano i genitori. In realtà lo stile di vita che noi avevamo non è più lo stile di vita che c'è oggi nelle famiglie. Noi avevamo uno stile di vita in cui eravamo lasciati molto liberi e soprattutto non avevamo dei genitori che ci richiedevano continuamente di riempire il tempo. Noi oggi siamo dei genitori che continuamente abbiamo bisogno di riempire il tempo dei nostri figli, di fargli fare cose, quindi le attività extrascolastiche, sport, pianoforte, che va bene, tantissime attività, e stare senza fare niente non è più consentito. Quando noi eravamo piccoli, le nostre generazioni, ma le generazioni prima di noi, a volte stavano senza far niente, a osservare. C'era un termine che ora è un termine desueto, che non si usa più, a contemplare, non si contempla più. Che contemplare è proprio osservare con meraviglia, avere uno sguardo meravigliato verso qualcosa che attira la nostra attenzione. C'è una poesia molto bella che magari vi voglio sollecitare, che è proprio sulla contemplazione delle nuvole, è quella di Fabrizio De André, che ha scritto proprio sullo stare nella contemplazione delle nuvole. È molto bella. Ascoltiamola. Benissimo, grazie Valentina. Prego. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini, che giocano a correrli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare, e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano, e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle, e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte, e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Bellissima. Quindi la contemplazione come alternativa, all'iperconnessione, all'iperattività, si può definire ora il termine iperattività, a volte abusato, però questo bisogno di essere continuamente occupati, noi e i nostri ragazzi, questo potrebbe salvarci forse dall'abuso della tecnologia. Lei prima però mi ha accennato a una sindrome tremenda, che forse non molti conoscono. Io l'ho conosciuta grazie a lei, nel senso che ho cercato di capire cosa fosse questa sindrome di Hikikomori, che dal nome si capisce da dove provenga, ma insomma se ce ne vuole parlare. Ovviamente stiamo parlando di una deviazione grossa e importante della dipendenza da internet e dalla tecnologia. Sì,
Questa sindrome è diventata famosa anche in Italia, però principalmente è una sindrome di cui per la prima volta si è parlato in Giappone già negli anni 70-80 e che è appunto una sindrome caratterizzata da un ritiro sociale in cui ci sono questi adolescenti che come primo sintomo tendono a non andare a scuola. Tendono a non andare a scuola, quindi a stare in casa, spesso sono vittime di bullismo e quindi persone che hanno una fragilità emotiva e non sanno, perché la società giapponese è molto competitiva, dove ci sono delle richieste eccessive da parte delle famiglie, molte più che in Italia, e quindi c'è questa, hanno cominciato a studiare questo fenomeno in cui questi ragazzi si chiudevano in casa. Praticamente rassegnano le armi, cioè davanti sì. alla richiesta pressante dei genitori di prestazioni sì. ottime, loro sì. quindi dicono, basta, lascio sì, stare. Molti appunto lasciavano la scuola, non avevano più contatti con l'esterno e si chiudevano in camera, spesso vivendo di notte, alcuni addirittura è stato visto che di giorno mettevano delle tende scure o dei cartoni sulla finestra perché proprio non avevano voglia di entrare in contatto con la sollecitazione che poteva dare anche la luce del sole. Alcuni che vivevano da soli uscivano di notte per fare delle compere o comunque non alla luce del sole. Questo fenomeno è arrivato anche in Italia, in tutto il mondo, anche se con delle sfumature diverse, come dicevo prima, e anche da noi si parla di più di ritiro sociale. Sì. Ci sono molti ragazzi che appunto si chiudono in casa perché appunto hanno questo bisogno di stare in una zona dove si sentono al sicuro. Spesso, come dicevo prima, anche hanno delle madri molto apprensive, comunque c'è una richiesta e un'aspettativa da parte della famiglia riguardo a loro. Per molti il periodo della pandemia ha acuito questo aspetto. Devo dire che invece per quanto riguarda i ragazzi che già ne soffrivano prima, è stato come dare loro un'autorizzazione, certo. no? A stare isolati. È un fenomeno a cui stare molto attenti, soprattutto le famiglie dovrebbero imparare a rendersi conto dei segnali. Quindi prima cosa, se avete dei figlioli che tendono a marinare la scuola e che tendono a passare molto tempo online con gli amici, quello per esempio è un segnale d'allarme. E chiedere alle associazioni, agli psicologi che si occupano di questo argomento, c'è un'associazione in Italia che si chiama Hikikomori Italia, ecco. che si occupa proprio e studia questo fenomeno. E comunque ci sono tantissimi colleghi, rivolgetevi a dico alle famiglie di rivolgersi a degli psicologi per fare un primo contatto per capire se veramente c'è bisogno d'aiuto. Certamente. E spesso quando noi psicologi insieme ai miei colleghi a volte ne parliamo, cioè il sintomo del ragazzo a volte è veramente la punta dell'iceberg di tutta una serie di problematiche che comunque vanno affrontate. E quindi invito le famiglie a fare ricorso agli psicologi, perché la salute psicologica ha lo stesso diritto di cittadinanza della salute fisica. Perché la salute psicologica, noi stiamo facendo una campagna con i vari ordini regionali e con l'Ordine Nazionale degli Psicologi, proprio con lo slogan la salute psicologica è un diritto. Certamente. E quindi speriamo che sì. da parte delle autorità si tenga conto di questo aspetto, perché sempre più gente deve avere accessibile
l'uso e la consulenza di uno psicologo. Sono perfettamente d'accordo e so che tanti telespettatori che ci seguono lo sono, perché poi le tematiche che trattiamo sono quasi sempre prevalentemente psicologiche, che poi, mi consenta di dirlo, la psicologia non va mai da sola, insomma va a braccetto con la socialità, va a braccetto con la cultura, va a braccetto con il benessere fisico. Non a caso, quindi è un benessere a 360 gradi. Sì, perché voglio aggiungere una cosa, che spesso siamo stati abituati a vedere la salute a compartimenti stagni. Sì. Invece noi siamo un tutto unico, corpo, mente, spirito. E quindi se una di queste parti si ammala, anche il nostro spirito, è tutto l'insieme a cascata, ha delle conseguenze. Quindi non solo prenderci cura facendo dei controlli periodici, analisi del sangue e tutto il resto, ma anche prenderci cura della nostra psiche, così come la della nostra anima. Certamente, sono d'accordo. Ci ha portato dei consigli di lettura? Si è presa qualche appunto su qualche sì, testo allora, che i genitori a casa potrebbero... Per quanto riguarda i consigli di lettura, ho trovato interessanti un libro di Lancini che si intitola Ritiro sociale, la solitudine di una generazione iperconnessa, ed è di Cortina Editore, mi sembra. E poi c'è un altro libro che si intitola Ritiro sociale, di Michele Procacci e Antonio Semerari, edizioni Erickson. E sono due testi molto interessanti, se qualcuno ha voglia di approfondire l'argomento ve li suggerisco. Bene, ecco. Grazie, perché grazie a lei dottoressa le nostre librerie si stanno arricchendo di bei titoli, davvero, confermo. Allora, grazie per essere stata con noi, io le auguro buon lavoro, che immagino appunto in questo momento di difficoltà, di paure, di ansia, sia bello corposo, ma io so che lei è una persona che aiuta veramente con valore. Troppo con valore. Buona Valentina. No, lo so, perché insomma i nostri amici a casa lo sanno, invito persone proprio di fiducia, perché entriamo nelle case delle persone, di tante persone, di migliaia di persone, quindi i consigli che diamo, le informazioni che diamo, le vagliamo a monte e cerchiamo di chiamare i professionisti migliori che possono darcele, quindi grazie a lei. Per restare in contatto con noi, per suggerirci anche qualche argomento, io vi invito come sempre ad usare con moderazione i social, ma ad usarli in questo caso per un buon fine, ed è quello di seguirci sulla nostra pagina Facebook, quella di Mamma Mia, così da poter interagire con noi. Dottoressa, io la ringrazio, ringrazio di nuovo tutti voi e ci vediamo per la prossima puntata di Mamma Mia, che fra l'altro sarà l'ultima di questa edizione. State bene, un abbraccio a tutti voi. Grazie, dottoressa. Grazie. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot. Why think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. I know I have to go.